Sarà molto bello per me venerdì parlare di Non ho molto tempo, che ho dedicato a Ezio Bosso. È un memoir dove racconto la nostra amicizia e sarà intenso poterne parlare con un altro suo grande amico che è Stefano Tura. Quindi insomma io ci ho messo il cuore come in tutte le cose, ma stavolta in modo preponderante, perché parlo di un grande artista ma anche di un interlocutore meraviglioso, di una persona con un carisma naturale incredibile e insomma la sua assenza dolorosa ha tirato fuori tante parole. Anzi, in realtà il libro non è grossettino, però insomma c'è tutta veramente l'emozione e l'amore che ho provato per lui.